Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Dopo mesi di paura e dopo essere diventato, suo malgrado, lavò d'Abruzzo, Castiglione Messer Raimondo, piccolo comune in provincia di Teramo della Valfino, festeggia le prime giornate senza contagi. Vediamo il servizio ampio di Stefano Recanati. Siamo a Castiglione Messer Raimondo, nella Valfino, comune di 2.180 abitanti, dove nei mesi purtroppo di pandemia da coronavirus sono stati riscontrati 85 casi di positività, tra cui 14 deceduti. E proprio questa è la notizia del giorno, la notizia di ieri, che anche l'ultimo positivo sul comune di Castiglione Messer Raimondo è guarito. Dopo alcuni mesi siamo fuori dal tunnel, speriamo che questa condizione permanga. Da ieri il nostro comune registra zero positivi e quindi dopo un periodo difficile cerchiamo di guardare avanti con speranza. Ecco, Sindaco, ricordiamo che il primo contagiato c'è stato il 9 di marzo, l'ultimo appunto l'altro giorno, 3 mesi, quasi 4 mesi molto difficili. Sì, 4 mesi, quasi 4 mesi difficili, appunto, che hanno visto il nostro comune tra i più colpiti, anzi il più colpito della regione Abruzzo. Abbiamo vissuto giorni veramente difficili, ma con l'aiuto di tutti e di tutta anche la forza della comunità siamo riusciti a superare questo duro periodo. Tanto dolore, tanta difficoltà, ma speranza sia da parte dei più giovani che da parte dei più anziani. Ecco, fate comunità. Sì, abbiamo fatto comunità nel momento di difficoltà, adesso faremo comunità per ripartire e dobbiamo credere e dare un futuro a queste zone interne e al nostro comune. Già stiamo pensando a un progetto di un monumento, di un murale, in ricordo di queste persone perché, come ho spesso detto e ribadisco anche oggi, Castiglione Messer Raimondo è come se avesse vissuto una sorta di terza guerra mondiale e abbiamo più o meno contato le stesse vittime che abbiamo contato nei periodi delle due guerre principali, quindi sicuramente andremo ad onorare la memoria di queste persone con un monumento o qualcosa del genere che possa ricordarle per sempre. Abbiamo fatto un giro per le vie del borgo della Valfino di Castiglione Messer Raimondo, abbiamo ascoltato le impressioni delle persone che hanno vissuto questo periodo difficile. Ci si trova, ci si fa coraggio, si va avanti. Per cui mio marito, mio figlio è morto il 29, mio marito il 30 marzo. Non ho più niente da Grazie mille, grazie signora. Buona giornata e buon tutto. Anche a voi. Signor Pasquale, finalmente Castiglione Messer Raimondo azzera i casi di positività. Com'è stato vivere questi mesi? È un po' triste, è stato. Purtroppo, che possiamo fare? E queste sono le cose. Piano piano speriamo che passerà tutto. Purtroppo. Intendiamoci che non è che dici 2 mesi, 3 mesi. Io speravo veramente per Natale, sai com'è, andiamo avanti, ci rimettiamo, mi sa che no. Purtroppo noi siamo un paesetto dove ci conosciamo un po' tutti ed è stato veramente, veramente brutto e quindi siamo veramente contenti di essere arrivati allo zero, iniziare a vedere un po' di luce. Ecco, il bar, le attività iniziano a frequentare, a ripopolarsi. Piano piano, con molta, molta, molta difficoltà, però sì, adesso si inizia a vedere qualche movimento in più, un po' di serenità più con la gente. La paura c'è stata per tutti, ora speriamo insomma che torniamo alla normalità, che si riparte. Quanto è stato difficile vivere 3 mesi chiuso in casa, 3 mesi, ma anche di più di 3 mesi? Ma più che chiusi in casa, proprio vedere l'ambulanza tutte le sere, le campane che suonavano a morte, insomma, è stato brutto. Siamo molto felici, sì, all'inizio le difficoltà sono state tante, la gente aveva paura, meno male con le dovute cautele perché tutto dipende anche da noi, se siamo attenti, meglio per noi. Quando è stato emozionante riaprire il negozio, l'attività e fare felici i primi clienti? Guardi, non mi dica, sì, il giorno di riapertura, diciamo una grande festa, senza abbracci, senza baci, giornata stancante, ma bella.
Sì. Voi vi conoscete tutti in questo paese e conoscevate anche purtroppo le 14 persone che sono venute a mancare? Sì, sì, assolutamente. Infatti è stato traumatico per tutti, dalla prima vittima fino all'ultima. E adesso anche per voi giovani può tornare un po' di sereno con la riapertura di tante attività e tornare piano piano alla normalità? Sì, torniamo al lavoro, torniamo alla normalità, speriamo che appunto tutte queste attività ripartano comunque al meglio. Giovani? Giovani diciamo che sono quelli che hanno sentito di meno la cosa, però anche loro fanno la loro parte, cioè nel senso che si cerca di stare il più possibile attenti. Diciamo che questa brutta avventura è stata capita dalle persone. Sì, sì, qui sì, ne abbiamo risentiti tutti, dai piccoli ai più anziani, veramente tutti. Non è fiducioso? Non è fiducioso, assolutamente. Purtroppo 14 morti sul vostro comune, le riconosceva? Sì, sì, quasi tutti. È stato difficile? È molto difficile, dispiaciuto veramente. Purtroppo che possiamo fare noi? Questa è la vita, dobbiamo rassegnare che piano piano, pure, diciamo pure che ci è capitato, che possiamo fare? Quello destino che doveva andare in quella maniera e via. Dopo questa pandemia gli amici che ci hanno lasciati, anche perché qua ci conosciamo tutti indistintamente. Ecco, potete tornare alla normalità pian piano? Speriamo, siamo già a buon punto. E sale di una unità sia il numero dei contagiati da coronavirus che il numero dei deceduti, con una nuova vittima nelle ultime 24 ore. In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono 3.283 i contagiati dal Covid. Vediamo il servizio. Un nuovo caso di positività al Covid-19 è purtroppo una nuova vittima che porta il totale dei decessi a 461, il bilancio odierno dell'emergenza coronavirus in Abruzzo, con il totale dei positivi che arriva a 3.283. Nel dettaglio sono 41, meno 5 rispetto a ieri, i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, 2, meno 1 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 335, meno 7 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. 2.444 sono i pazienti dimessi e guariti, più 13 rispetto a ieri. 2.337 sono le persone che hanno definitivamente risolto i sintomi dell'infezione, risultando negative a due test consecutive. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati dunque sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e guariti e dei deceduti, è di 378, con una diminuzione di 13 unità rispetto a ieri. Sfondato il tetto dei 100.000 tamponi dall'inizio dell'emergenza, infatti, sono stati eseguiti complessivamente 100.918 test. Del totale dei casi positivi, 224 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 816 in provincia di Chieti, 1.585 in provincia di Pescara, 630 in provincia di Teramo, 25 fuori regione, mentre per 3 casi non è indicata la provenienza. E ora la cronaca. Tragedia questa mattina a Roseto degli Abruzzi, dove una donna di 66 anni, originaria di Roma ma da tempo residente nella città adriatica, è morta per annegamento. Da quanto si apprende, la donna, che stava passeggiando con alcuni amici sull'arenile intorno alle 10.40, è entrata in acqua per fare il bagno in un tratto di spiaggia libera vicino alla riserva del Borsacchio, ma dopo essersi tuffata in mare non è più riemersa. A dare l'allarme sono stati gli stessi amici che, non vedendola più, hanno allertato i bagnini dello stabilimento più vicino e si sono gettati in acqua per soccorrerla, ma per la donna non c'era più nulla da fare. Sul posto, oltre al 118, è intervenuto anche il personale della Capitaneria di Porto. E la Guardia di Finanza di Pescara ha diffuso i dati relativi agli interventi fin qui portati avanti in diversi settori dell'economia e della sicurezza pubblica. Le Fiamme Gialle hanno individuato 47 evasori totali e recuperati diversi milioni di euro di imposte evase. Il servizio, vediamo.
47 evasori totali scovati, 41 milioni di euro di imponibile netto non versato nelle casse dell'erario, oltre 27 milioni di euro di IVA evasa. Sono questi i numeri delle 258 indagini tributarie rese note dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara in occasione della ricorrenza del 246esimo anniversario della Fondazione delle Fiamme Gialle. Nel dettaglio dei settori oggetto delle verifiche, in quello dei carburanti è stata scoperta un'ingente frode all'IVA per 18 milioni di euro, attuata tramite l'utilizzo di 29 società cartiere operanti nel territorio nazionale. Complessivamente sono stati denunciati 191 soggetti per reati tributari e sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per oltre 7 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori proposte di sequestro già avanzate per un totale di 27 milioni. Nel comparto del gioco e delle scommesse sono stati eseguiti 47 controlli, di cui 11 sono risultati irregolari, con 81 persone verbalizzate e 5 denunciate. Per i reati contro la pubblica amministrazione sono state denunciate penalmente 11 persone e sequestrati beni per oltre 75.000 euro, mentre 80 persone sono state segnalate alla Corte dei Conti responsabili di un danno erariale superiore a 600.000 euro. Nell'ambito dei reati concernenti l'usura, il furto e lo spaccio di droga sono state identificate 246 persone ed eseguiti sequestri per circa 21 milioni di euro, di cui oltre 10 milioni già portati a confisca. Infine, nell'ambito del controllo del territorio per il contrasto ai traffici illeciti, sono stati sequestrati 780 kg di hashish e marijuana, 145 piante di cannabis e un chilo di eroina, con la denuncia di 72 persone, di cui 14 arrestate e 82 segnalate tra gli assuntori. Particolare attenzione poi è stata rivolta al controllo delle aree più sensibili della città di Pescara, Rancitelli, l'area di Risulta, Piazza Santa Caterina e le zone della Movida. Nell'ambito dell'emergenza sanitaria per il Covid-19 sono state controllate circa 3.700 persone, denunciate 45, segnalate amministrativamente 91, nonché controllate 647 aziende, anche su richiesta della Prefettura, contestando violazioni nei confronti di 131 attività economiche, di cui 2 sottoposte a sequestro e chiusura. In via Masciangelo a Lanciano sono partiti i lavori per la realizzazione dell'Ecoparco, progetto verde fortemente voluto da Ecolan, che vi investirà 90.000 euro. Il servizio di Paolo Renzetti. Nell'ecoparco di via Masciangelo a Lanciano sorgerà un attrezzatissimo parco giochi con annessa isola ecologica grazie ad un progetto della Ecolan in collaborazione con l'amministrazione comunale. Il costo dell'opera sarà di 90.000 euro, tutto a carico della Ecolan. Questo è un luogo di aggregazione di pubblica utilità, perché qui ci sarà un'area appunto dedicata per esempio ai bambini, con un parco giochi anche per i diversamente abili, un'area di sgambamento, un'area fitness qui dietro proprio le mie spalle e una serie di panchine con tutto un sistema di wifi gratuito e di ricarica di bici e telefonini. E poi ci saranno due strutture, una dedicata al conferimento delle plastiche con un sistema di punti, l'utente può poi recuperare questo, può ricavare da questo conferimento acqua e sapone. L'altra struttura sarà dedicata a 300 utenze che risiedono in zona, ancora da definire il numero di utenze e le utenze stesse le sta individuando l'amministrazione comunale, che verranno a conferire tramite delle buste col QR code direttamente qui, quindi quei condomini non avranno più il kit condominiale, verranno a conferire qui tramite queste buste, ci sarà una tracciabilità e sperimenteremo quello che viene chiamato la tariffazione puntuale. Qual è stato il costo di questo progetto? Il progetto vale 90.000 euro circa, l'amministrazione comunale ci ha dato la disponibilità di quest'area e Ecolan ha messo la quota relativa, e devo ringraziare anche EcoControl, che è il privato che sta realizzando queste strutture, che ha collaborato anche finanziariamente a questo progetto. Sanificato e dotato di tutti i dispositivi anticontagio, riapre a Teramo il centro antiviolenza La Fenice. Per l'occasione l'associazione Soroptimist di Teramo ha donato alla struttura uno speciale kit di videosorveglianza. Il servizio di Tania Bonici Castelli.
Riapre a Teramo, sanificato e dotato di tutti i dispositivi anticontagio, il centro antiviolenza alla Fenice, struttura a sostegno delle donne abusate, gestito direttamente dall'amministrazione provinciale. Un'occasione questa importante, onorata da uno speciale dono. La presidente delle Sor Optimist di Teramo, Anna Di Russo, ha consegnato alla Fenice un kit di videosorveglianza acquistato grazie al contributo dei cittadini e delle cittadine che hanno partecipato alla camminata solidale nel novembre scorso. Perché avete pensato proprio a un kit di videosorveglianza? C'era sembrato uno strumento utile per una maggiore tutela delle donne che frequentano questo centro, quindi oltre al servizio che già offrono i consulenti qui presenti, abbiamo ritenuto che questo poteva essere un ulteriore strumento di tranquillità per chi accede al centro antiviolenza. Durante il periodo di lockdown, i centralini dei centri antiviolenza hanno smesso di suonare a causa della convivenza forzata con i partner, che ha spesso impedito alle donne di denunciare le violenze subite dentro le proprie abitazioni. Le donne hanno sicuramente avuto molte difficoltà in questo periodo del lockdown, dovuto proprio al fatto di restare a casa rinchiuse e quindi di convivere forzatamente con magari un familiare che appunto nei confronti del quale appunto ci sono delle violenze, degli abusi. È stato difficile sia relazionarsi con il compagno, il partner, ma anche gestire la situazione con la presenza dei figli in casa e poi gestire anche le possibilità di interfacciarsi con il centro antiviolenza, con gli sportelli, perché difficilmente un uomo che diciamo ti controlla tutti i momenti ti fa avvicinare al telefono anche per un semplice messaggio. Il centro alla Fenice di Teramo, pur chiuso fisicamente, ha però continuato senza sosta a prestare i propri servizi di assistenza e sostegno. Durante il lockdown, come previsto e imposto dalla normativa anticontagio Covid-19, non si è potuto svolgere il servizio in presenza, però le nostre consulenti sono state sempre reperibili praticamente 24 ore su 24 in modalità telefonica da remoto. Abbiamo rispolverato, se così si può dire, il progetto avviato grazie alla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo con i farmacisti, affinché anche i farmacisti potessero correttamente indirizzare le donne. Dopo un primo momento di stop, di marzo, che ha registrato praticamente una sola chiamata, già nel mese di aprile ha ricominciato a svolgere praticamente la sua attività, quindi non si è mai fermato. Oggi finalmente ritorniamo in presenza con i locali sanificati e dotati di tutti i dispositivi di sicurezza. Ad Avezzano, così come a Pescara e in altri centri italiani, la movida notturna nella fase 3 inizia a rappresentare un problema per l'ordine pubblico. Gli esercenti chiedono aiuto alle istituzioni. Vediamo. Droga, risse, schiamazzi, sporcizie e danni. La movida di Avezzano fa scoppiare la rabbia dei residenti del centro, stanchi di sopportare le notti brave di chi vuole divertirsi in barba alle regole della civile convivenza. Mentre qualcuno ha cercato anche di farsi giustizia da solo con un gavettone di acqua e candeggina lanciato dal balcone, anche i commercianti iniziano a temere le conseguenze degli episodi che si moltiplicano. Quanto accaduto lo scorso weekend con l'accoltellamento di un minorenne ferito in modo lieve e l'arresto di un marocchino di 26 anni, oltre alla maxi rissa in via Garibaldi e la rappresaglia di lunedì ai danni di uno straniero, stanno continuando ad alimentare la polemica. Chiediamo che ci possa essere più attenzione, perché questo problema della sicurezza, già presente nella città di Avezzano anche prima del Covid, non ci dimentichiamo che già in passato ci siamo dovuti confrontare con episodi di questa natura, venga a cessare, perché altrimenti veramente si fa un danno. Questa fase 3 va gestita sicuramente con le pinze. Dico questo perché non va gestita con il lasciar passare, lasciar andare oppure essere troppo permissivi, ma va garantita una sicurezza soprattutto a noi gestori, che già facciamo fatica con altri mille problematiche che ci sono attualmente per il Covid. Non possiamo sicuramente badare alla sicurezza fuori i nostri locali da soli. Tramite delle passerelle, 6 spiagge libere pescaresi sono state rese accessibili a tutti, carrozzine incluse. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Spiagge libere da barriere architettoniche. A Pescara passerelle apposite consentono anche ai disabili di andare a godersi il mare. Sono un ragazzo disabile, tetraparesi spastica, sono lieto di far parte di questa inaugurazione, anche se vogliamo inaspettata, che sai,
sono cose che non capitano tutti i giorni, dalla sera alla mattina, però sono contento, ci sono persone di buona volontà in tutti gli schieramenti e questo è un esempio, va detto insomma. Da oggi andare al mare è un pochino più semplice. Certo, per tutti, non solo per me. Io sono contento di aver fatto da apripista a tutti. Da oggi è giusto così. Le spiagge libere pescaresi accessibili ai disabili al momento sono 6. Questa mattina è stata inaugurata quella al confine tra Pescara e Francavilla al Mare. Questa è una, sono delle bellissime iniziative e ringrazio l'assessore Dinisio per aver collaborato con me e per poter appunto attrezzare le spiagge libere con le passerelle, perché è importantissimo che tutti quanti possano fruire della spiaggia libera. In tutto sono 6 spiagge libere che abbiamo attrezzato, ma non è finita qui perché stiamo già lavorando per il prossimo anno per aggiustare ancora meglio quelle che sono poi il resto per agevolare questi disabili. Anche Pescara si unifica, si mette in rete con le altre cittadine limitrofe, Francavilla e Montesilvano, che già l'avevano. Sono orgoglioso di questa azione politica che ha fatto l'amministrazione comunale e in particolare dell'assessore Dinisi. Come dico sempre io, concludo sempre con queste due hashtag: nessuno resta solo, nessuno resta indietro. E ora lo sport, sarà Daniele Minelli della sezione di Varese a dirigere il match di venerdì sera all'Arena Garibaldi tra Pisa e Pescara. Se il tecnico biancazzurro Le Grottaglie deve sciogliere un paio di nodi circa anche le condizioni di Balzano e Drudi che vanno verso il forfè, il tecnico dei pisani Luca D'Angelo, che è un pescarese doc, dice: questa per me è una gara speciale, vediamo. Antonio Balzano e Mirko Drudi, due dei titolari della partita vinta bene con la Juve Stabia, sono a forte rischio di conferma tra i primi 11 del match di Pisa. Drudi è uscito all'inizio di secondo tempo contro le Vespe, ha lavorato a parte fino a ieri, oggi è tornato regolarmente in gruppo, ma difficilmente Le Grottaglie lo rischierà dall'inizio. Per la sua sostituzione è pronto Scognamiglio, anche se resta in piedi l'ipotesi Crecco centrale con l'inserimento sul binario mancino di Masciangelo. Il contrattempo delle ultime ore è legato ad Antonio Balzano, che nella seduta di ieri ha riportato un edema al piede, frutto probabilmente di una botta. Non sembra nulla di grave, ma oggi Balzano ha svolto terapie, non si è allenato in gruppo e con lui, così come per Drudi, potrebbe prevalere la linea della prudenza e nessuna forzatura, visto che ci sono degli impegni duri e ravvicinati, lunedì prossimo con l'Empoli e tra 10 giorni la trasferta di Cremona. Aveva funzionato bene la catena di destra con Balzano abile a coprire le spalle a Zappa, che ha poi fatto a fette la difesa della Juve Stabia. Questo stop potrebbe preludere all'impiego desueto di Del Grosso a destra o il ripristino della difesa a 3, con il rischio però di perdere i vantaggi mostrati dal 4-4-2 sabato scorso. Nodi che Le Grottaglie cercherà di sciogliere domani mattina, quando la squadra farà i tamponi e subito dopo sosterrà la rifinitura prima della partenza verso la Toscana. Della comitiva farà parte anche Palmiero, che oggi è tornato in gruppo. Mancheranno Bocic, Di Grazia e Tumminello, da valutare Campagnaro e Melegoli, che hanno lavorato in via differenziata. Ad arbitrare l'incontro dell'Arena Garibaldi sarà Daniele Minelli di Varese, che in 10 direzioni non ha un gran bilancio col Pescara: 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. In questa stagione Pescara Salernitana 1-2. Per il Pisa, con Minelli arbitro, 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Ciò che però preoccupa i biancazzurri è il tabù Arena Garibaldi, stadio mai espugnato: appena 4 pareggi e ben 9 sconfitte. L'ultimo precedente in terra toscana risale ad aprile del 94, finì 1-1 con le reti di Muzzi e Gaudenzi. Pisa, che ora è allenato da un pescarese doc, Luca D'Angelo, che non nasconde come questa partita non sia per lui come tutte le altre e vuole riscattare la brutta prova dell'andata, quando il Delfino si impose seccamente per 3-0. Venerdì, a prescindere dal fatto che all'andata abbiamo giocato male, noi vogliamo fare i punti, anche a prescindere dal fatto che giochiamo contro il Pescara, nel senso che abbiamo bisogno di fare i punti. E il fatto che sia il Pescara può essere un po' più importante per me a livello così di emozioni personali. Nel mondo del calcio molti dicono che le partite sono tutte uguali, invece non è vero. Io sono di Pescara anche in maniera orgogliosa, lo rivendico, e perciò giocare contro il Pescara per me è importante.
Poi è ovvio che io farò di tutto per fare punti, quello mi sembra il minimo sindacale. Serie C, il Teramo ha effettuato oggi il secondo test a ranghi misti dalla ripartenza, con una sfida in famiglia a tutto campo decisa da un gol di Mungo. Domani è calendarizzata una giornata di riposo prima di una seduta pomeridiana del venerdì e del doppio allenamento di sabato. Nel frattempo l'intero gruppo squadra è risultato essere negativo anche al quarto ciclo di tamponi anti-Covid. Il quinto è pianificato per sabato 27 giugno, mentre lunedì 29 sono previsti gli esami sierologici come da protocollo. Ascoltiamo ora le impressioni del difensore Cristini. Sono gare particolari perché a differenza della massima serie sono partite secche, quindi abbiamo visto ritmi abbastanza blandi anche in Serie A. Mi aspetto partite del genere anche nei playoff, però ovviamente una squadra delle due deve portare i tre punti a casa, quindi sicuramente non si potrà stare a attendere più di tanto, quindi mi aspetto partite combattute fino all'ultimo e partite sicuramente imprevedibili. C'è tanta voglia, c'è tanta energia. Quando siamo stati a casa abbiamo comunque passato un brutto periodo tutti. Questo ci è servito per ritrovare un attimo la consapevolezza, la cattiveria, che comunque è stata una stagione travagliata sicuramente, con degli alti e dei bassi, e in un modo o nell'altro l'obiettivo dei playoff l'abbiamo raggiunto e adesso c'è la voglia, soprattutto con partite secche, quindi imprevedibili, di cercare di arrivare più avanti possibile e dare del filo da torcere a proprio tutte le squadre, dal Bari alla decima classificata, tutte quante. Sia una squadra che l'altra da affrontare ai playoff, come ti dicevo prima, tutto arrivano sono imprevedibili. Ovviamente il doppio risultato in casa potrebbe darci una grande mano, ma la Francavilla è una squadra che, come abbiamo già visto nell'ultima partita in casa, ci ha dato molti problemi, quindi sicuramente guarderemo la partita e saremo già concentrati al playoff in qualunque squadra incontreremo. Avezzano e Chieti ieri hanno visto respinto il loro ricorso contro la delibera federale che ne ha sancito la retrocessione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Per le due società ora si prospetta la soluzione del ricorso al TAR ed eventualmente al Consiglio di Stato, ma l'Avezzano ha un'altra opzione che è quella del ripescaggio. Secondo una graduatoria al momento informale, il club marsicano in base ai punteggi sarebbe al sesto posto in questa speciale classifica tra le retrocesse. Per riempire i posti vacanti si faranno ripescaggi alternativamente tra due società che militavano in D e una seconda in eccellenza. In caso di 8 società mancanti l'Avezzano sarebbe ripescato. Spero che succeda, ha commentato il presidente Gianni Paris, almeno il torto di una retrocessione assurda a tavolino potrebbe sparire e ridarci ciò che comunque era già nostro. Finisce qui anche questa seconda edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono consultabili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossima edizione del nostro notiziario alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.